quello è lei, no? Accanto all'ex stadio Eisel, ora si chiama Baudouin, l'europarlamentare Giampiero Boniperti, dopo una gara dalle finalità umanitarie, ha ricordato quel drammatico 29 maggio dell'85. E poi io mi sono fermato qui, li ho visti tutti e 39 morti all'ospedale, schiacciati con la bandiera della Juventus, schiacciati neri, neri così, marron. È un gran tragedia, un gran tragedia. In questo stadio, dove stanno completando i lavori di ristrutturazione, Boniperti ha conquistato la sua prima Coppa dei Campioni, già la Champions League. Dopo quella macchiata dal sangue, la Juventus ne ha conquistata un'altra la scorsa stagione. Mercoledì c'è la possibilità di alzare di nuovo la Coppa al cielo. Il campo siamo più forti. Se c'è un verdetto del campo o della squadra, dovremmo vincere noi. Scudetto e Coppa dei Campioni, facciamo finta che la Juventus ha vinto tutto. Sì. Il tifoso Boniperti come festeggerebbe? Uno come me, scusi, che è stato 50 anni, che ha portato solo quella maglia e vederla sventolare, piena di allori, piena di medaglie, è piena di stelle, chi è l'uomo più felice? Sappiano che li seguiamo tutti noi juventini con tutta la forza, con tutto l'affetto, con tutta la passione. Bisogna portare a casa un'altra coppa. Ma come grida il tifoso Boniperti, forza Juve? Io lo grido poco, forza Juve.